una delle arti più antiche, affonda le sue radici nelle usanze dei popoli tribali africani, indiani e centroamericani. È il body painting, cioè la pittura sul corpo, ed è una forma d'arte di origini preistoriche che utilizza come tela proprio il corpo umano. La particolarità di quest'arte è ovviamente il supporto d'eccezione e il carattere effimero dell'opera, in quanto al primo lavaggio viene cancellata per sempre. Resta però la possibilità di fissare l'immagine realizzata attraverso fotografie e video che possono essere quindi conservate. Svariati materiali che si possono utilizzare per realizzare il body painting, che però non possono prescindere dai colori, che sono all'acqua, cioè si tolgono con una doccia, assolutamente atossici ed analergici. Vengono prodotti dalle principali case di trucco per teatro, cinema e moda. Vengono applicati con pennelli, spugne o aerografate. I colori più utilizzati sono quelli acrilici, che possono essere applicati sul corpo con semplici pennelli o con aerografi. Questa è una delle tecniche più utilizzate perché secca molto rapidamente, offre una grande elasticità e si adatta senza screpolarsi e senza stropicciarsi alla pelle del corpo umano. È uno tra i metodi più costosi e dall'opera un tocco molto professionale. Il colore viene tolto lavando il corpo con del sapone e i colori acrilici non sono stati pensati per la pelle umana, ma benché non siano tossici, è comunque bene eliminarli qualche ora dopo l'applicazione. Nel tempo ogni colore ha assunto un suo preciso significato. Al rosso veniva accostato il coraggio, poi il calore e la passione. Al nero invece si attribuiva il significato di mistero, di buio e di notte. Al bianco, il colore delle nuvole, veniva accostata la purezza. Al blu, colore del cielo, dei mari e dei fiumi, veniva accostata la calma e la tranquillità. Al viola, colore destinato ai sovrani, veniva accostata la superiorità. Il giallo, colore dei giovani, è sinonimo di intelligenza e di speranza. Il grigio, colore della barba degli anziani saggi, era accostato alla saggezza, la dignità e la conoscenza. Ci sono diverse tipologie di body painting a seconda della zona del corpo interessata o dei colori utilizzati. Ad esempio abbiamo il face painting, che prevede la decorazione del solo volto, oppure l'hand painting, che è la colorazione della mano fino all'avambraccio. Esiste poi il body painting airbrush, cioè una realizzazione del lavoro tramite aerografo. Anticamente la pittura del corpo viene utilizzata per scopi religiosi, rituali, propiziatori e anche protettivi, dato che secondo alcuni autori il colore teneva lontano gli insetti e formava uno strato protettivo contro le intemperie. Oggi l'utilizzo è totalmente diverso. L'origine della pittura corporale moderna viene fatta risalire al 1933, quando la ditta Max Factor, dopo aver truccato interamente la sua modella con un nuovo cosmetico, la espose alla Fiera Mondiale di Chicago. Da quel momento tornò quindi di moda una delle forme d'arte tra le più antiche e dagli anni 90 ad oggi ha subito un significativo incremento. La pittura del corpo viene spesso impiegata anche in diversi film. Tra i più famosi troviamo Agente 007 Missione Goldfinger, Beetlejuice, Il Corvo e Il Cavaliere Oscuro.
C'è poi un impiego nelle campagne pubblicitarie, ad esempio a Fano viene molto utilizzata dalla Carboni Eventi e Nautilus Pubblicità. Dal 2006 in Italia è organizzato l'Italian Body Painting Festival, cioè il festival italiano ufficiale dei corpi dipinti. Dal 2010 al festival è abbinato un contest fotografico nell'ambito di 2 giorni di kermesse e workshop sulla splendida cornice del lago di Garda. In questi ultimi anni in Italia sta prendendo molto piede questa particolare forma d'arte, anche se nel tempo ha trovato degli ostacoli socioculturali e nell'ultimo periodo soprattutto della storia moderna. La globalizzazione però e le nuove tecnologie stanno sicuramente aiutando il processo di una nuova diffusione di questo tipo di comunicazione.